Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi, dopo bensì una settimana, siamo tornati qui solo Pilaki Prison di The Legend Craft. E ragazzi, oggi carichi come non mai, siamo pronti a nerdare, costruire, fare tutto quello che volete come ai vecchi tempi. Comincio a dirvi ragazzi, so che siete curiosi per la sfida come avete visto dal titolo, però cominciamo piano piano a vari passi. Come avete visto qui sto costruendo, grazie all'aiuto di Ice, una nuova casa. Perché appunto raga il plot è troppo semplice, mi sono rotto un po' le scatoline e volevo fare qualcosa di più bello. Per il fatto del give ragazzi, io purtroppo, ve lo dico col cuore, ci stiamo arrivando ai 1500 e vi ringrazio. Credo che sia molto difficile che lo riesco ad organizzare. Questo perché molti diranno, Luke, ma si strunz, fino a una settimana fa avevi tempo, quella. Raga, purtroppo la settimana è cambiata, non ho avuto tempo per recare, quindi neanche per preparare il give. Quindi vi chiedo umilmente scusa, raga, ma il give sarà rimandato. Non so per quando, ma sarà rimandato. Comunque continuatevi ad iscrivere perché vi voglio un mondo di bene. Detto questo, ragazzi, volevo dirvi che la sfida che vi propongo oggi è molto importante, quindi vi invito a vedere tutto il video. Più che importante, è una cosa originale che non ho visto fare da nessuno, magari anche una stupidaggine, però ci proviamo. Comunque, ragazzi, prima di andare avanti con tutto ciò, YouTube l'ho fatto salutare, raga, però la parte si è tagliata, quindi lasciate stare. Direi di partire col commento del giorno, che, ragazzi, è un po' particolare, ma anche banale. In che senso? Siccome non c'erano chissà quali commenti, diciamo, informativi o consigli, ho preso un commento a caso. E questa volta ci è capitato bene Sirius che dice: Ciao Luke, innanzitutto hai un nuovo iscritto. Gioco anch'io su P-Prison. Non è che mi venderesti un piccone falsario, poi l'ho un po' rimodellata io. Tutto tranne fuggitivo. Ragazzi, perché ho messo questo comment? Siccome non ce n'era nemmeno uno di interessante, ho messo questo. Appunto per dirvi una cosa importante. Regà, quando mi vedete online, venite da me, mi chiedete il piccone, ve lo do volentieri. So che molti ne approfittano magari col VIP e tipo vendono il piccone falsario, che ne so, 5 milioni, roba così, tutto il kit a 20 milioni, adesso non so quanto costa. E ne approfittano, però raga io dico, c'ho il VIP, gli altri magari purtroppo, non ci possiamo fare nulla, non se lo possono permettere, glielo regalo, mentre altri sono egoisti e pensano tanto a se stessi, ma lasciamo stare. Quindi, ragazzi, se mi vedete online, venitemi a chiedere il piccone, come anche tu, Sirius. Se mi becchi online, vieni a chiedere il piccone e te lo regalo. Perché, ragazzi, vi faccio vedere una cosa veloce, veloce. Andando attivato la fly, allora andiamo qua. Io qui c'ho un sacco di picconi, kit falsario, picconi, furfante, serial killer. Oh, serial killer, vabbè, raga, non li regalo, neanche li vendo, me li tengo giusto per riserva. Però ci sono un sacco di cose che potrei appunto regalarvi, soprattutto anche qua, se non sbaglio, yes, tutti questi kit che non me ne faccio nulla. Quindi basta venire da me, Luke, ma non è che mi dai giusto un picconcino bello carino? Io ve lo do, senza problemi. Sembra una cosa brutta quello che ho detto, però vabbè. Poi vorrei ringraziare un ragazzo che si chiama Luke5313. Perché mi ha dato un assegno da 1 miliardo, ragazzi, perché dovete sapere una cosa. Quando ho fatto salutare YouTube, ho riscattato anche l'assegno, però quella parte di video si è eliminata, è corrotta e si è eliminata. Quindi, raga, è come se non avessi riscattato nessun assegno, ma in realtà l'ho fatto. Detto questo, ragazzi, so che vi ho tenuto sulle spine per molto tempo, so che in questo video non sto facendo nulla di che, ma dal prossimo si andrà a scavare, state tranquillissimi, è giusto per riprendere un po' la mano. In cosa consisterà questa sfida? Vi consiglio già di andare nella zona, lasciate like. Dove si lascia il like e intanto mi ascoltate. Al raggiungimento di ben 80 like, ragazzi, una volta siamo arrivati quasi a 100, quindi ci possiamo arrivare a 80, mi tingerò i capelli di blu. Attenzione, Luke, sei un venduto come tutti gli altri che fanno le challenge stupide. Luke, sei proprio strunz, raga. Prima di alterarvi vi spiego. La cosa è un po' ironica perché mi dipingerò, tingerò, come si dice, non lo so, i capelli su Minecraft. Quindi vedete una cosa? Io ho questa bella cresta bionda, però diventerà blu. E diciamo l'ombra, tra virgolette, della cresta diventerà un blu magari più chiaro per fare sempre l'effetto. Quindi ragazzi è una cosa ironica e mi dipingerò i capelli su Minecraft per ben una settimana. Comunque è una cosa che ragazzi...
che può essere diversa da tutte le altre. Per questo dicevo abbastanza originale, perché nessuno l'ha mai fatto. Molti hanno fatto in modo ironico questo fatto dei capelli, io ho fatto un'ironia portata su Minecraft, quindi spero che comunque, anche se è una cosa un po' troll, ironica, riusciate ad arrivare a 80 like. Poi magari è vero, da un sacco di tempo che non carico video, quindi magari nessuno mi segue più come prima, però spero comunque che lasciate qualche like per questa sfida overpua. Intanto mi diamo questa roba che c'ho giusto per. Quindi ragazzi, vi ricordo, al raggiungimento di 80 like uscirà il video in cui mi dipingerò, tingerò, come volete voi, perché raga, non so bene come si dica, i capelli di blu. Vi ricordo, su Minecraft e non sulla vita reale. E infatti ragazzi, quando uscirà il video, se uscirà, perché scusate la perdita di voce, se non arriva a 80 like non uscirà mai, quando uscirà quel video non ci sarà nulla di clickbait, compreso il titolo, perché appunto già nel titolo scriverò Minecraft e già dalla miniatura si vedrà Minecraft. Quindi ragazzi, non è un obiettivo clickbait, è una cosa per ridere su a questi youtuber che a volte sono troppo ridicoli per delle views. E non parlo di youtuber famosi che magari ragazzi lo fanno una volta, ma quelli che ogni settimana dicono: arriviamo a 50.000 like e mi coloro i capelli di blu, arancione, verde, rosso. E raga, queste cose sono abbastanza ridicole. Quindi noi, con l'ironia, cerchiamo di sconfiggerli. Sembra una cosa brutta, molto figa, ma non è così. Comunque ragazzi, prima di concludere il video vi ricordo, arriviamo a 80 like, lasciate qualche commento positivo per apparire in un prossimo video. Detto questo, like, commento, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi!